Scommettete che tanti di quei trucchi che vedete nelle riviste o in televisione in realtà siete in grado di farli? Tipo questa ispirazione. In tanti mi avete scritto per sapere come fosse fatto il trucco di Rally Blasi di qualche giorno fa. E in realtà è semplice, quindi impariamo a destrutturare il make-up, capire come realizzare questo trucco, ve lo mostro all'interno del video, e quali sono i segreti per far vedere per bene delle righe un po' stravaganti. Ci vediamo domani, amiche mie, buona giornata! Impariamo a destrutturare i trucchi e vi spiego perché. Questo famoso trucco di Rally Blasi che tanto mi avete richiesto, in realtà è una cosa semplicissima che avete visto più e più volte. Ed è uno di quei casi in cui semplicemente cambiando il colore del trucco cambia proprio l'effetto. Mi faccio una base super veloce e andiamo proprio ad affrontare questo argomento. Mi utilizzo il YSM 49, ovviamente vado di orange. E di cipria, quindi base di quelle proprio super super veloci. Contouring con un po' di terra, blush e ovviamente illuminante. Allora, cosa vi è piaciuto di questo trucco di Rally Blasi? Che si leggesse una riga completamente differente sopra un trucco dell'occhio fondamentalmente scuro. Non è necessariamente una matita quella che è stata fatta, o meglio, non per forza dovete avere una matita del colore che vi serve. Intanto ho messo il primer 68, mi trucco la sopracciglia e vi spiego il perché di questo discorso. Gel per sopracciglia numero 16, mascara per sopracciglia e mi tiro fuori una palette qualsiasi. In questo caso ho preso Lilla Vanilla, quella di Inglot, ma ripeto, questa cosa voi la potreste fare con qualsiasi gamma cromatica creando un effetto scuro simil smokey eyes sull'occhio. Qual è la caratteristica? Allora, se voi andate a fare la riga colorata intorno all'occhio prima e poi truccate, ovviamente questa riga non sarà mai super precisa. È un po' lo stesso concetto dell'eyeliner. L'eyeliner è l'ultima cosa che viene applicata proprio perché deve rimanere stra definito, stra pulito e non dovete farci cadere le polveri sopra. Quindi io mi prendo intanto la mia palette. Ripeto, la colorazione la gestite voi e vado a creare una sorta di smoky o elo smoky. Vi ricordo qual è la differenza tra i due. In entrambi i casi è un trucco dell'occhio tondeggiante che va ad aprire, che prevede la parte scura dall'attaccatura dell'occhio e va a sfumare, ma l'elo smoky prevede una luminescenza nella parte centrale che vi dà un minimo di riverbero e quindi sdrammatizza un po' l'effetto. Io in questo caso sto utilizzando un mattonato caldo. E vedete, scurisco tutto, ma non ci stiamo concentrando su questo tipo di trucco che abbiamo visto più volte. Nel frattempo, ho preso questo e vado in sfumatura. Bensì, su come creare quell'effetto di riga così pulito e definito dopo aver fatto questo trucco. Metto il punto luce, con questo caldino vado proprio qui al centro, appunto, a dare questo riverbero di cui parlavo prima, e questo già di suo potrebbe essere appunto un trucco super rapido. Vi ricordo che se dovete intensificare l'effetto, basta che andate a scolpire maggiormente i triangoli, quello interno e quello esterno, ma il sotto non lo vado a fare se devo dare quell'effetto di colore. E cosa andrò a fare? Allora, se voi il colore lo prendete e lo passate così, qui avete praticamente già dato una colorazione. Quello che voi percepite è sempre la somma del colore che applicate, il colore del vostro della vostra pelle, della vostra epidermide e il colore in questo caso che c'è in mezzo. Quindi la furbata che avevamo già visto quando si è fatto il trucco viola, dove vi ho spiegato di utilizzare la matita bianca, è esattamente la stessa. Mi prendo quindi una matita bianca che vi andrò a temperare. E con questa vado a fare una riga prima per creare una barriera, un foglio bianco, una sorta di primer per la riga che andate a fare colorata. Lo potete fare sia con la matita che con degli eyeliner. Qui ve lo faccio vedere con la matita, qui ve lo faccio vedere col 68. Una volta che ho fatto questo, sì che qui sopra nella parte superiore posso andare con il colore. Mi utilizzo la Madness, quella tutta colorata, e mi prendo Mykonos. E in questo caso, se andate sopra,
Guardate come sembra quasi un eyeliner. Questo colore così non lo avreste di certo visto e non l'avreste visto sicuramente in maniera così definita se lo aveste fatto direttamente sopra la palpebra. Sotto non ho nulla, quindi sotto posso andare direttamente con il colore. Ma questa cosa l'avrei potuta fare con qualsiasi gamma cromatica. Metto il mascara, in questo caso non utilizzo quello di L'Oreal che mi sta piacendo molto, o meglio di L'Oreal. Come potreste anche andare con un mascara colorato. Vi faccio vedere la differenza di qua passando il 68, che ovviamente essendo un eyeliner dovrete lasciare asciugare, ma vi darà una tenuta assolutamente più alta. A questo punto mi metto un rossetto sulle labbra mentre si asciuga e vado con Combat. E ora che si è asciugato, vado di qua. Stesso identico colore. Direi che mi aiuto con lo specchietto perché lo sapete, la mia vista non è proprio quella da lince. Ovviamente questa cosa la potete fare anche sotto. E guardate in questo caso come l'effetto sia ancora più evidente. Quindi se non avete matite potete crearle. Ricordatevi che sbiancando il sotto il colore rimarrà assoluto e imparate a destrutturare i trucchi perché quello che vedete in televisione o su delle riviste potreste saperlo fare senza rendervene conto. Ci vediamo domani, amiche mie. Buona giornata.